Il tuo cane mangia le sue feci? Cerchiamo di capire come mai e come risolvere. Se ti piacciono i video a tema cinofilo, metti il mi piace se sei su Facebook o attiva la campanellina se sei su YouTube, così da non perderti i prossimi video. Io sono Fabio Marinoni, educatore ed istruttore cinofilo, autore di due libri e anche docente e fondatore della scuola Canis Mundi, formiamo altri educatori cinofili. Ma veniamo al tema di questo video. Capita a volte che mi venga scritto, mi venga chiesto: il mio cane mangia le sue feci, cosa devo fare? Allora, prima di capire cosa bisogna fare, bisogna capire perché il cane mangia le sue feci. E ci possono essere, di base, io direi, due motivi principali per il quale un cane arriva a fare la pupù, girarsi, annusarla e mangiarla. Non è un comportamento normale, un cane normo-comportamentale non dovrebbe mettere in atto questo comportamento, non dovrebbe mangiare le sue feci. Ma questo può succedere e i motivi scatenanti possono essere appunto prevalentemente due e li vediamo in questo video. Il primo, di solito, è dovuto all'allevamento, a come il cane è stato allevato. I cani sono di per sé, sono animali molto puliti. Cani non tendono a sporcare in casa, tendono a tenerla per marcare e farla fuori. Quindi, quando l'allevatore ha fatto magari un po' di cavolate e non è stato proprio attento, e magari ha lasciato i cuccioli dentro un box per tanto tempo, e in questo box succedeva che magari il cucciolo mangiava, faceva la pipì, la pupù, mangiava di nuovo, eccetera, eccetera. Quindi tutto succedeva dentro lo stesso ambiente. Il cane, appunto, che è un animale pulito, a un certo punto cosa fa? Se il box non viene pulito dall'allevatore, o se il cane non ha possibilità di uscire dal box e magari esplorare un po' un giardino, dell'erba, un prato, una prateria, quello che è, comincia a pulirsela, il box a pulirselo da solo, e quindi inizia a mangiare la cacca. E quindi quando poi il cane arriva in famiglia, che magari ha 3 mesi, che però si è autoabituato a autopulirsi quello che ha sporcato, succede che lo fa, che succede che anche in passeggiato, anche quando arriva in famiglia, fa la pupù e se la va a pulire. Questo potrebbe essere il problema. Si può anche magari indagare con l'allevatore, chiedere se l'allevatore dà le informazioni, ovviamente, se è disponibile nel dare queste informazioni, chiedere come è stato allevato il cucciolo, in che maniera, con che abitudini, eccetera, eccetera. In questo caso, per risolvere, basta portare via il cane. Appena la fa, se è al guinzaglio, come la fa, lo portiamo via, oppure se lo fa da libero, magari andiamo lì mentre la sta facendo, quando finisce di farlo lo portiamo via. Piano piano comincerà a capire che non c'è bisogno di pulire. Assolutamente, per cani del genere è assolutamente vietato utilizzare le traversine. Le traversine sono vietate, non è che siano vietate per legge, sono vietate secondo il nostro credo cinofilo, sono vietate per tutti i cuccioli, specialmente se c'è questo problema, ok? Quindi il cane deve cominciare a farla fuori e cominciare, poi crescendo comincerà a essere una marcatura. Quando comincerà a essere una marcatura la lascerà lì. Il secondo problema, che magari il cane è stato allevato bene, e quindi non è il problema dell'allevatore, il secondo problema potrebbe essere dovuto al proprietario, cioè quando magari il cucciolo sporca in casa, perché l'errore è un po' quello di pretendere che un cucciolo di 2, 3, 4 mesi già non sporchi più in casa. Da parte dell'essere umano ci sono delle pretese verso i cani a volte che sono un po' assurde. Perché noi persone, quando siamo bambini, portiamo il pannolino fino a 3-4 anni, però il cane a 2 mesi, se la fa in casa, viene sgridato. Quindi l'errore è proprio quello di sgridare il cane. Ci sono cuccioli, 2, 3, 4 mesi, che è normale che ancora non riescano proprio a tenerla e farla fuori, che sporcano in casa. E l'errore grave è quello di sgridare il cane.
di punirlo, no? Il cane fa la pupù, lo prendo, lo punisco. A volte addirittura si mette il muso sulla pipì o sulla pupù, eccetera, eccetera. Il cane, il cucciolo, ovviamente non può capire, cioè il cane non può dire, non può capire, mi sta sgridando perché la sto facendo in casa, ok? Perché non è in grado ancora di tenerla, non ha i muscoli, non ha l'abilità necessaria, le competenze per riuscire a trattenerla, la pipì e la pupù, perché è troppo piccolo, è troppo presto, comincerà a farlo, cani magari più veloci sono quelli che intorno ai 4 mesi già non sporcano più in casa, però si può arrivare anche ai 6 mesi, 7 mesi, dipende dal cane, però non va sgridato perché vuol dire che non ce la fa a tenerla. Quando un cane viene però sgridato, magari anche brutalmente perché ha fatto la pupù in casa, l'unico ragionamento, l'unica associazione che il cane fa è faccio la pupù, vengo sgridato. Il ragionamento non è faccio la pupù in casa e vengo sgridato, ok? Perché non è in grado il cane di fare questo ragionamento, perché è un ragionamento complesso, un ragionamento da umani. Allora, alcuni cani, dopo un po' di esperienze di questo tipo, che vengono sgridati dopo aver fatto la pupù, cominciano a nasconderla. Quindi fanno la pupù e la mangiano. Così non vede che l'ho fatta, il proprietario non vede che l'ho fatta, non vengo sgridato. E questo è un problema, perché qua, oltre al discorso che il cane mangia le sue feci, c'è anche un problema a livello relazionale. Quando invece nel primo caso, cioè quello che l'errore è stato fatto dall'allevatore, nel primo caso abbiamo un problema relativo alla coprofagia delle proprie feci, ma non abbiamo problemi relazionali. E quindi è più facile da risolvere. È più difficile quando invece siamo stati noi, è stato il proprietario, a creare questo comportamento facendo perdere al cane fiducia. Di base è quello, perché il cane non ha più fiducia, fa la pupù e la nasconde. Alcuni cani poi in libertà, fuori, in giardino, nel bosco, fanno la stessa cosa perché appunto non fanno ragionamento fuori, la posso fare, in casa no. E quindi anche se la fanno fuori se la mangiano. Alcuni cani addirittura potrebbero tornare dalla passeggiata e andare a farla in posti nascosti, dietro un mobile, dietro un lampadario, per cercare di essere nascosti e non visti quando la fanno. Oppure in libertà, addirittura non la fanno se sono al guinzaglio, se vengono liberati la fanno molto lontano dal proprietario, si allontanano tanto e la fanno, per questo motivo, per il fatto di allontanarsi per non essere sgridati. Quindi quando il cane mangia le proprie feci, questi possono essere i due problemi. Nel secondo caso, la cosa migliore sarebbe chiamare un educatore. Se stai vivendo questa situazione ci puoi contattare, mi puoi contattare, vediamo insieme come risolverlo. E se invece il cane mangia le feci di altri animali, gatti, volpi, eccetera, eccetera, quello potrebbe essere un problema alimentare, magari lo trattiamo in un altro video, ok? Quindi in questo video specifico per i cani che mangiano le proprie feci abbiamo capito quali possono essere i due fattori scatenanti di questo comportamento. Puoi lasciarmi dei commenti se hai vissuto, stai vivendo questa situazione, puoi lasciarmi dei commenti, mi piace leggerli, sono contento di leggerli e anche di rispondervi. Ok? Ci vediamo al prossimo video.